E la Lego Fan, benvenuti. Oggi è il turno di una polybag, la 30404, è dedicata al tema Friends, quindi fa parte di, se vogliamo, quell'universo dedicato principalmente alle bambine o comunque giovani adolescenti. È un fiore e avevo voglia di acquistarlo fin dal primo momento, insomma, che era stato presentato. Se vi ricordate, io già sul canale ho portato dei set dedicati proprio ai fiori in occasione del San Valentino di quest'anno, nello speciale di San Valentino di quest'anno. In quell'occasione non ero solo. Andate poi a trovarlo, anzi vi lascio il link in descrizione, e abbiamo visto una margherita bellissima e una rosa. Non può mancare a San Valentino una rosa con un piccolo vaso, quindi mi andava di continuare e completare la collezione con quest'altro fiore diverso e molto colorato degli altri due, per, diciamo così, completare una sorta di serie nella serie. Si è resa disponibile questa polybag per l'acquisto di soli 4 euro. Le avete trovato nell'ultimo unboxing che ho fatto. Invece, nel primo momento, quando uscì questa tipo di polybag, poteva essere ottenuta soltanto con l'acquisto di alcuni set della linea Friends. Ovviamente a me non interessa questa linea, non andava di acquistare. Oddio, non è che non ci sia niente di carino o comunque di bello da acquistare, però insomma non la presi appena uscì. C'è stata questa possibilità, è ancora disponibile, insomma, se qualcuno di voi ha interesse ad acquistarla, ad averla, può ancora farlo. Come vi dicevo, il costo è di soli 4 euro e i pezzi sono ben 100. Giusti, giusti. Poi ci sarà sicuramente qualche doppione, qualche pezzo di ricambio, come spesso accade nei set Lego. Quello che c'è da notare è la quantità di pezzi colorati, che come vedete è davvero, davvero tantissima. E quindi, insomma, sono sicuramente pezzi che poi possono essere riutilizzati. In ogni caso, i colori sono davvero davvero molto 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 belli. Guardate che bello questo viola e questo rosa, questo lilla, insomma, e questo rosa. Ecco qui, questi ne vanno fatti 4. Eccolo qui. E andiamo in questo modo a creare il vaso, dove verrà piantato il nostro fiore. Eccolo qua, un piccolo vaso colorato. Ma non è finita qui. Belli questi pezzi, come potete vedere, così modificati. Permettono di costruire, appunto, come avete visto, in questo modo. Infatti, ecco, vi dicevo che non è ancora finita. Il vaso continua. Ok, bello. Altro rosa. Ok, e quindi facciamo in questo modo qui. E poi in questo modo qui. Ok, questo è diverso rispetto a questo lato rispetto agli altri tre, perché insomma c'è un motivo del perché. Eccolo qui, continua la variazione di questo lato. Infatti
qui vengono utilizzati questi per gli altri tre, questi altri pezzi. Ok. E adesso vediamo perché. Ecco. Guardate quanto è bello con questi due pezzi, come è possibile creare un cuore. Bellissimo. E appunto questo è il motivo che viene messo qui. E così abbiamo finalmente il vaso completo, molto più bello se vogliamo rispetto agli altri due, che questo era molto più semplice. Questo invece è completamente diverso. Ok, siamo quasi a metà della costruzione. Ora bisogna sistemare eccolo qua. Ora sono tutta una serie di pezzettini piccolissimi, di questi bisogna farne 8. Andrei un po' più spedito, un po' più veloce. E 8, eccolo qua. E quindi viene sistemato in questo modo. Eccolo qui. Questa è la prima parte della decorazione, ma non è certo finita qua. Un fiore molto più complesso rispetto agli altri due che abbiamo visto per l'altra polybag. No, beh, quella non era una polybag, era un set vero, vero e proprio. Adesso dobbiamo costruire 4 di questi. Ok. Andiamo un po' più velocemente. Questo è l'ultimo, il quarto. Ok, e vediamo come va a inserirsi rispetto al. Ecco qui, dovrebbe essere in questo modo qui, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, anche questo molto 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 bello. Ma non è finita qui. Ecco perché dicevo che è davvero molto complesso come fiore. Ce n'è ancora un altro, eccolo qui. Dobbiamo andare a montare, eccoli qui, altri 4 di questi che sembrano uguali, in realtà sono differenti, soprattutto per il tipo di clip utilizzata. Quindi altri 4 di questi. Vediamo poi qual è l'effetto sul fiore. Ecco qua. Ok ragazzi, ci siamo. Andiamo a vedere l'effetto, qual è? Eccolo qui, quello
Ok, quindi avere un'alternanza tra un tipo di rosa e cioè tra un tipo di petalo e un altro. Ok, bellissimo, direi che l'effetto è di sicuro interessante. E l'ultima parte del fiore, eccola qui, è questa qui. Quindi soli due pezzi in più li andiamo a mettere da parte. Eccolo qua. Questa va messa qui e questo va sistemato qua. Eccolo qua, il nostro fiore. Non so che tipo di fiore sia, insomma, fatemelo sapere se conoscete voi questo tipo di fiore, non so se sia reale oppure no. Di sicuro posso dirvi che in versione Lego è di sicuro molto molto bello, coloratissimo e quindi da aggiungere, come dicevo, alla collezione dei fiori. Eccolo qua. E questi sono gli altri due presentati in un'altra occasione. Ragazzi, per questo video è tutto, spero insomma che il montaggio vi sia piaciuto e soprattutto il soggetto vi sia piaciuto. Non mi resta che salutarvi, buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!